Ciao a tutti cari amici di GZ Mobile, AGL. Oggi vi proponiamo una recensione di Dead Trigger 2, il nuovo FPS, la nuova versione della precedente Dead Trigger 1. Si tratta di un free-to-play, quindi un'applicazione gratuita, scaricabile gratuitamente dal Play Store e dal market di Apple, App Store quindi. È un gioco non disponibile per Windows Phone. Spero che in futuro ci siano release di questo gioco perché sarebbe veramente un peccato per gli utenti di tale piattaforma software non poter giocare a questo gioco che ritengo sia davvero molto bello e carino. È un'applicazione con acquisti in app, quindi sarà possibile acquistare monete, equipaggiamento, denaro all'interno dell'applicazione con soldi reali, vi farò vedere dopo. Allora, abbiamo testato questo videogioco su piattaforma hardware Snapdragon S4 Pro da 1 GHz e mezzo con scheda grafica Adreno 320 e 2 GB di RAM, quindi un hardware che è tuttora molto molto attuale. E quindi siamo su un LG Optimus G, se non avete notato. Allora, vi dico che su internet ho letto di lag e rallentamenti, calo di frame rate su dispositivi come il Note 2 e Samsung Galaxy S3. Non so di altri dispositivi, ritengo che per quanto riguarda questi terminali la problematica sia dovuta al fatto di possedere una scheda grafica che non è così prestante, attuale. È una scheda grafica presentata nel 2008, quindi con molti anni alle spalle. In questo caso il gioco si comporta davvero molto bene, come potrete notare nel corso della prova. Questo vale anche per il nuovo Snapdragon 800, per lo Snapdragon 600 che hanno schede grafiche, come l'Adreno 330, davvero molto potenti, e anche per quanto riguarda iPhone 5 e 5S, che anch'essi hanno una piattaforma hardware che supportano tranquillamente questo gioco, scusate. Allora, io per giocare ho dovuto attivare la connessione internet, quindi Wi-Fi o 3G. Spero che non sia così per giocare, perché sarebbe davvero molto scocciante dover avere la connessione dati attiva. Come vedete, qua ci dice autentificazione in corso, recupero dati lettore, quindi penso si colleghi a un server remoto e quindi spero veramente che non bisogna attivare la rete internet, perché sarebbe scocciante. Allora, come potete vedere già da adesso, la fluidità è davvero molto buona. I dettagli di luce sul pavimento, come potete notare, sono veramente fatti molto bene. E la grafica penso sia davvero migliorata rispetto al primo Death Trigger. Anche il primo Death Trigger aveva una grafica discreta, niente da dire, ma qua è veramente un passo avanti. Un gioco che sfrutta pienamente le nuove piattaforme hardware che stanno diventando sempre più potenti. Allora, questo primo luogo è il nascondiglio, un posto, diciamo così, dove è possibile interagire con questa ragazza, che sarebbe il nostro collaboratore medico, che avrà il compito di produrre, come vedete, costruisci degli equipaggiamenti come analgesici, ma anche armi in futuro, quando sbloccheremo, come vedete, a livello 2, a livello 4, a livello 6, quando sbloccheremo questi livelli. Per costruire questi analgesici ci sarà un tempo d'attesa di 30 secondi in questo caso, che è possibile eliminare con l'utilizzo, l'ausilio di una moneta d'oro. Prima ho detto che si possono acquistare monete d'oro, infatti, come vedete, bene, un inconveniente, scusate, ok. Acquistare 7.000 monete d'oro ci costerà 43 euro 2.417, quindi ritengo che non siano prezzi molto concorrenziali. Naturalmente si può anche giocare senza spendere alcun soldo, diciamo così, quindi proprio per i videogiocatori molto accaniti. È stata fatta questa impostazione. Allora, procediamo con il gioco. Come vedete, è possibile scegliere tra tre di diverse modalità: facile, normale e difficile. Giochiamo con normale, con quella preimpostata. È
È presente un premio missione, in questo caso di 650 dollari. E giochiamo. Rispetto a Dead Trigger 1 cambia anche la modalità. Cioè, cambia lo sfondo della schermata iniziale. Se vi ricordate, nel primo gioco era presente una vista dall'alto della città, mentre in questo caso veniamo ricondotti direttamente al nascondiglio quando lo sbloccheremo. Come potete vedere, la fluidità è veramente molto molto ottima. I dettagli grafici sono davvero molto fatti veramente bene. È veramente un passo in avanti rispetto alla prima versione. Come vedete in questo caso gli effetti di luce sono veramente stati fatti egregiamente. Rispetto al primo Dead Trigger viene anche modificato il cielo. Sulla precedente versione era molto meno realistico, invece in questo caso, come potete notare, veramente un passo avanti. Anche qua l'incendio, il fumo derivato appunto dall'incendio è una cosa veramente meravigliosa, diciamo così, perché un passo avanti. Allora, anche i dettagli grafici dei muri, come potete vedere, è veramente una cosa superba. Veramente dettagli grafici eccellenti. Allora, mi sono dimenticato di dire che questo gioco è ottimizzato per Tegra 4, una piattaforma hardware che non è disponibile su smartphone in questo momento in Italia. Vi dico che su Adreno 320 gli effetti grafici, come avete notato, sono veramente eccellenti, quindi non so in cosa consistono le ottimizzazioni per Tegra 4. E quindi non posso dare un giudizio per quanto riguarda il Tegra 4. Ma come notate, per Adreno 320 il gioco viaggia veramente con piacere. Rispetto alla prima versione, notate in alto una freccia. Questa freccia ci indicherà il percorso da tenere e ci indicherà anche la distanza. Allora, schiacciando il tasto in alto a sinistra si attiverà il menu impostazioni di pausa. Con le opzioni ci si collega nuovamente alle impostazioni. Non vi ho fatto vedere la modalità fuoco automatico e procediamo quindi. Se usciranno degli zombie, noterete la modalità fuoco automatico. Ripeto, guardate qui anche gli effetti del sangue, sono veramente fatti in maniera incredibile. Veramente un gioco veramente fantastico per piattaforma mobile. Naturalmente i nuovi processori sempre più potenti permettono tutto ciò. Come avete visto, la modalità automatica fa tutto da sola. Non credo sia molto divertente in questo modo, però infatti la casa ci permette di modificare questa impostazione. Ok. Allora, come vedete, di nuovo, anche in una situazione un po' più, come vedete adesso, che siamo in mezzo agli zombie, in questo caso la situazione, la fluidità non cambia minimamente. Adesso sono morto. Col tasto rivivi è possibile attraverso 5 monete d'oro rivivere, diciamo così, acquistare una seconda possibilità e se clicchiamo no, ci toccherà aspettare e tutto di fare di nuovo tutto il processo, quindi. Ok. Ritengo che rispetto alla prima versione le missioni siano meno monotone. C'è sempre l'obiettivo di uccidere zombie, l'apocalisse zombie è sempre presente. Però tuttavia ritengo che la longevità sia in fatto di divertimento, ma anche di ore di gioco sia superiore rispetto alla prima versione. Un'altra cosa, sono presenti nuovi zombie che sputano acido e possono esplodere. Se non avete visto, in un trailer rilasciato in una conferenza Nvidia, nella presentazione del Tegra 4, era presente uno zombie gigante, che è un nuovo tipo di zombie che non era presente in Dead Trigger 1. Allora, come avete visto,
vi ripeto, cosa cambia rispetto al primo gioco? Rispetto alla grafica che è superiore, sfrutta maggiormente i nuovi processori sempre più potenti e la longevità è sicuramente migliore. Se volete potete lasciare commenti sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e anche sul nostro sito per esprimere un vostro giudizio. Vi saluto da GL per GZ Mobile. Ciao!